Anche nelle tribolazioni il cristiano non è mai triste. Il Papa nella messa a Santa Marta esalta la virtù del sopportare gioioso. La GMG in Brasile, oggi il programma con la visita in una favela di Rio. L'ultimo saluto a Giulio Andreotti, esequie private per lo statista scomparso ieri. Il ricordo del suo parroco, per lui la vita politica non era mai disgiunta dalla vita di fede. Le misure economiche del governo nero su bianco, via libera del Senato agli impegni dell'esecutivo, intanto si completano gli organi del Parlamento, oggi le presidenze di quasi tutte le commissioni. IMU, croce e delizia, se gli italiani sperano nell'eliminazione della tassa sulla casa, i sindaci temono l'impatto del taglio sui bilanci già in rosso, a giorni il decreto del governo. Sequestrate e imprigionate per 10 anni in una casa e ora libere negli Stati Uniti, 3 donne scomparse tornano alla vita, una storia incredibile, densa tuttavia di luci e ombre. Buonasera e bentrovati a TG 2000. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. Anche in mezzo alle tribolazioni il cristiano non è mai triste, ma testimonia sempre la gioia. Lo ha detto questa mattina Papa Francesco durante la messa alla casa Santa Marta, ma oggi è stata una giornata importante perché è stato reso noto il programma del primo viaggio internazionale del Pontefice che in occasione della giornata mondiale della gioventù si recherà a luglio in Brasile. E allora per saperne di più andiamo subito in diretta a Piazza San Pietro dove si trova per noi Francesco Durante. Allora Francesco, raccontaci dunque la giornata del Papa. Sì Sara, un saluto a tutti voi. Allora, il cristiano che si lamenta di continuo tralascia di essere un buon cristiano, invece occorre sopportare con pazienza tutte le difficoltà che incontriamo nella vita. È quanto ha sottolineato Papa Francesco questa mattina nell'omelia della messa celebrata a Santa Marta. L'atteggiamento del cristiano deve essere quindi improntato alla pazienza, a sopportare con gioia, senza tristezza, il che ci rende persino più giovani. Il servizio di Cristiana caricato. Le letture del giorno propongono la vicenda di Paolo e Sila, cristiani chiamati ad affrontare prigionie e persecuzioni per testimoniare il Vangelo. E Papa Francesco, da Lambone di Santa Marta, parla della virtù della pazienza, la strada insegnata da Gesù. Questo vuol dire sopportare, portare sulle spalle il peso delle difficoltà. Il peso delle contraddizioni, il peso delle tribolazioni. Questo atteggiamento cristiano di sopportare, entrare in pazienza. Un sopportare gioioso le contraddizioni, le fatiche, le difficoltà della vita di tutti i giorni. Questo chiede Papa Bergoglio alla sua Chiesa, come i martiri di Nagasaki che affrontavano la morte con il sorriso, evitando le lamentazioni, perché proprio nel silenzio della croce, a volte doloroso, si può scoprire una pace diversa che trova forza in Gesù. Questo è un processo, ma mi permetto la parola, un processo di maturità cristiana. Attraverso la strada della pazienza, un processo da tempo, non si fa di un giorno all'altro, si fa durante tutta la vita per diventare alla maturità cristiana. La pazienza per Francesco porta giovinezza, una rinnovata gioia pasquale che illumina e rende piena la vita. E a proposito di giovinezza, mancano ormai solo 2 mesi e mezzo alla giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro, in programma dal 22 al 29 luglio. Sarà quella anche l'occasione per il primo viaggio internazionale di Papa Francesco. Oggi, lo dicevate da studio, è stato reso noto il programma ufficiale che comprende una fitta serie di impegni per il pontefice, non solo con i giovani, tutti però affidati alla protezione della Madonna di Aparecida. La visita alla Santuario della patrona del Brasile sarà infatti tra i primi impegni del viaggio di Papa Francesco in Brasile. Da Piazza San Pietro è tutto, ma sul programma dettagliato ci riferisce Paolo Fucili.
Sette giorni fuori Roma, dal 22 al 29 luglio, compresa una notte da dormire in volo, quello del ritorno. Destinazione Rio de Janeiro, come promesso la Domenica delle Palme per la GMG numero 28 della serie, che ogni due o tre anni fa tappa in una diversa città del mondo, radunando attorno al Papa milioni di giovani. I viaggi internazionali di Francesco iniziano dunque con il Brasile, chiesa dai numeri enormi, come i 12 milioni di pellegrini l'anno che richiama Aparecida, non lontano da Rio, santuario nazionale, dove Bergoglio arriverà mercoledì 24, dopo un giorno di opportuno riposo dal lungo volo transoceanico. Poi vengono i quattro appuntamenti canonici di ogni GMG. Giovedì 25 luglio, festa di accoglienza dei giovani, venerdì Via Crucis, sabato veglia di preghiera a Campus Fidei e domenica 28 messa finale, quando solitamente le presenze toccano il picco più alto. Nel mezzo, in puro stile Bergoglio, ci sono una visita ad un ospedale, un incontro con giovani carcerati nell'arcivescovado di Rio e soprattutto la visita alla comunità di Varginha, favela situata in un'area della sterminata megalopoli carioca, contesa dalla polizia con recenti operazioni in grande stile ai temibili narcotrafficanti. Anche questa è la contraddittoria quotidianità del Brasile, grande potenza economica emergente, dove però milioni di poveri arrancano ancora sulla strada del progresso sociale. Tema su cui Papa Bergoglio potrà confrontarsi coi politici e i governanti incontrandoli sabato 27, dopo una visita di cortesia alla presidente Rousseff lunedì 22, appena arrivato. Curiosità, anche il primo viaggio internazionale di Benedetto XVI fu una GMG a Colonia nel 2005, poi vennero quelle di Sydney, Madrid e ora Rio de Janeiro, dove tutti già pensano anche alle Olimpiadi del 2016 e sarà appunto Papa Francesco a benedire le bandiere olimpiche durante il suo soggiorno brasiliano. E nel pomeriggio nella chiesa di San Giovanni in dei Fiorentini a Roma si sono tenuti i funerali in forma privata di Giulio Andreotti, scomparso ieri nella sua casa romana all'età di 94 anni. Il feretro, lo vedete in queste immagini, è preceduto dalla corona del Presidente della Repubblica, portata a braccio da due corazzieri, ha lasciato la chiesa in cui sono stati celebrati i suoi funerali attorno alle 18. Una folla numerosa radunatasi fuori dalla chiesa, applaudito, sentite il lungo applauso, applaudito al passaggio della bara. Al funerale hanno partecipato numerose personalità, tra cui anche il Presidente del Senato Piero Grasso, numerosi i politici, in particolare tanti gli ex DC. Un parrocchiano fervente, questo era Giulio Andreotti per il suo parroco Don Luigi Veturi. Ascoltiamo le sue parole raccolte dal nostro Leonardo Possati oggi pomeriggio, poco prima dei funerali. Non c'era giorno che Andreotti non iniziasse la giornata con la Santa Messa. Anche quando andava all'estero, la prima cosa di cui si preoccupava era che ci fosse la possibilità di poter partecipare alla messa. E se non trovava questa possibilità, come tornava da Fiumicino, si faceva accompagnare direttamente qui in chiesa. E questo è stata, a mio avviso, la luce che ha guidato tutto il suo cammino di padre, prima di tutto, di sposo, di cittadino e di politico. Credo che non si può comprendere Andreotti prescindendo da questo, ecco, come sento fare da anni, soprattutto anche in questi giorni. Da più di un anno che è malato, si è andato via via spegnendo, ha sempre fatto la comunione. Io tutti i sabati gli portavo la comunione e anche sabato scorso partecipava sempre con molta lucidità. Però sabato scorso vedevo che era stanchissimo, rispondeva alle preghiere, partecipava alle preghiere molto, molto frazionatamente. E poi ci siamo lasciati con la solita frase che lui mi diceva nel congedarmi: Dio la benedica. E poi l'altro ieri sono andato di corsa, ma ormai è stata una cosa abbastanza improvvisa. Il Signore l'ha richiamata a sé. Qui c'era tutto un rito la mattina, tutto un gruppo dei poveri, c'era una fila di persone che lo attendevano, poi entravano con lui faceva preparare un sacchettino con le monete, insomma, era, ecco, questo è il ricordo di un cristiano.
Occorre tenere alto il livello di attenzione sull'ordine pubblico perché c'è una criticità sociale legata alla crisi economica. Questo in sintesi l'allarme lanciato questa mattina dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi al Viminale. L'incontro, il primo presieduto dal nuovo ministro dell'Interno, Alfano, arriva a poco più di una settimana dalla sparatoria davanti Palazzo Chigi nel giorno del giuramento del governo. Alfano ha escluso però il rischio eversione. E la giornata politica si è svolta oggi anche nelle aule parlamentari dove si sono tenute le elezioni per i presidenti delle commissioni e l'esame del documento di economia e finanza. Un testo importante per le sue ricadute sulle tasche dei cittadini nei prossimi mesi. Vediamo allora cosa si è deciso con Augusto Cantelli. Con un doppio no a Nitto Palma, i franchi tiratori fanno ingresso anche nelle elezioni dei presidenti delle commissioni parlamentari. L'accordo raggiunto a fatica tra PD e PDL si infrange di fronte alla candidatura dell'ex ministro alla presidenza della commissione giustizia del Senato. Violati i patti, tuonano nel centrodestra. Domani si tornerà a votare. Per il resto tutto come previsto: Cicchitto e Casina agli esteri, Formigoni all'agricoltura, Boccia al bilancio, Galan alla cultura, Finocchiaro agli affari costituzionali, Capizzone alle finanze, mentre ai grillini va la giunta per le elezioni. La conclusione del mosaico commissioni doveva dare una boccata d'ossigeno al governo, ma così non è stato. Per trovare aria pulita, i ministri potrebbero così accogliere con maggiore entusiasmo, anche se ognuno paga per sé, l'invito del premier Letta di ritrovarsi domenica e lunedì prossimo nell'abbazia di Spineto in Toscana, un modo per fare squadra. Intanto sul fronte economico oggi il Senato ha detto sì al DEF, la vecchia finanziaria, un risultato importante, chiosa il ministro dell'economia Saccomanni, per il quale l'Italia a breve uscirà dalla lista dei cosiddetti paesi sorvegliati, condizione che potrebbe consentire al governo manovre di spesa prima vietate, soprattutto per contrastare la disoccupazione giovanile. Ma ora l'esecutivo deve, senza sconvolgere i conti, trovare i soldi per evitare l'aumento dell'IVA e per tagliare la rata dell'IMU sulla prima casa. E come abbiamo sentito, il taglio dell'IMU rientra tra i prossimi provvedimenti del governo. Allora vediamo quali sono le ipotesi allo studio e cosa cambierà per tutti coloro che si apprestavano a pagare l'ormai prossima rata di metà giugno. Ci spiega tutto Giorgio Schiavoni. IMU sì o no? A pochi giorni dal decreto che stabilirà la cancellazione della rata di giugno sulle prime case e le modifiche dell'odiata tassa immobiliare, la polemica è incandescente. E non si tratta solo della normale dialettica tra destra e sinistra. Nel dibattito entrano anche i sindaci di tutti i partiti e di tutta Italia, i primi ad essere penalizzati da una drastica riduzione o addirittura dalla completa abrogazione di questa imposta. Vediamo le principali opzioni sul tavolo. Aumento della soglia di detrazione dell'IMU sulla prima casa da 200 a 600 euro, escludendo così solo le case di un certo pregio, il 15% circa del totale. Questa sarebbe la proposta del PD, a cui si contrappone quella del centrodestra che vuole l'abrogazione dell'imposta per tutti, a prescindere dal valore dell'immobile, e inoltre chiede la restituzione di quanto versato l'anno scorso. Sulle seconde case però non ci sono margini o speranze, si continuerà a pagare e la rata di giugno ovviamente resta in vigore per tutti gli immobili che non sono prima casa. La cancellazione della rata IMU di giugno sulla prima casa comporterà un risparmio medio di 112 euro a famiglia, secondo le stime della UIL. Ma in città dove l'aliquota IMU è particolarmente alta, come Roma o Torino, il beneficio medio sarà più che doppio. A complicare le cose però ci si mette l'Unione Europea. La Commissione infatti vuole che entro una settimana il governo italiano spieghi a Bruxelles come compenserà i mancati introiti dell'IMU nel nuovo programma di stabilità. E così potrebbe spuntare o un aumento dell'IMU sulle seconde case o un rincaro delle tasse sulle attività produttive per tappare il buco dell'IMU sulla prima casa di circa 2 miliardi e mezzo di euro nell'ipotesi PD, di 4 miliardi di euro nel caso passasse la linea del PDL. Una prospettiva che atterrisce gli imprenditori. Non a caso il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi è contrario all'intera operazione IMU, comunque essa si declini. E la crisi economica e monetaria ha messo in difficoltà specialmente i paesi del sud Europa. È da qui che ha ripreso negli ultimi mesi un flusso migratorio molto consistente verso la Germania. Moltissimi lavoratori, specialmente giovani, hanno ricominciato a cercare fortuna nella Repubblica Federale Tedesca, così come succedeva qualche decennio fa. Ed è un fenomeno che coinvolge anche l'Italia. Dal nostro paese il numero di persone che si è trasferito in Germania è aumentato nell'ultimo anno, pensate, del 40%.
E se la crisi morde, anche oggi arrivano altri dati negativi. Secondo Confcommercio, mai i consumi sono stati così bassi dal 2000. Se la crisi morde, dicevamo, c'è anche chi non si rassegna. In provincia di Vicenza 15 comuni si mettono insieme e danno occupazione a oltre 1000 persone. Vediamo come nel servizio di Feltrin. Comune di due ville, 14.000 abitanti e una miriade di piccole e piccolissime imprese sparse sulla tipica campagna vicentina, trapuntata di antiche ville e di lavoro. La crisi è arrivata anche qui e non da oggi. Sul display, al centro della piazza del paese, scorrono gli eventi in calendario. Tra un concerto e una cena di solidarietà c'è anche l'incontro di questa sera in Sala Arnaldi. Si parla di lavoro. In sala ci sono giovani in cerca di prima occupazione e persone di mezza età che il lavoro ce l'avevano ma l'hanno perduto. Chi da una settimana, chi da mesi. E chi pone l'accento su uno dei problemi più seri della questione lavoro, l'incontro tra domanda e offerta. Vicenza ha bisogno di circa 250-300 panettieri, non se ne trova, associazione artigiani. L'obiettivo del progetto che viene presentato è proprio questo, far incontrare domanda e offerta di lavoro. Si chiama Cercando il Lavoro, 70 volontari sono consulenti del lavoro, studi di selezione e ricerca di personale, psicologi, per far fronte a una disoccupazione mai vista da queste parti. Il 7% della popolazione attiva è uscita dal mondo del lavoro. Ci siamo trovati con centinaia, a Vicenza qualche migliaio di disoccupati a cui dare una risposta. E questa è una motivazione forte, la disperazione a cui non eravamo abituati. Cercando il Lavoro offre servizio di consulenza gratuita, corsi di nuova impresa, percorsi di orientamento, uno sportello psicologico, creazione di figure professionali introvabili e l'evoluzione del patto sociale per il lavoro vicentino e fino ad oggi ha aiutato a ritrovare un lavoro ad un migliaio di persone. La rete è tutto perché la rete è la riproduzione della comunità. La ricchezza ci ha portato a rompere i legami comunitari e a pensare di essere tutti indipendenti. Questa indipendenza ci sta uccidendo perché quando non c'è comunità non c'è solidarietà. Negli Stati Uniti adesso ritrovate 10 anni dopo tre ragazze rapite e segregate in un'unica casa vicina alla loro. Una storia incredibile che arriva dall'Ohio. Cesare Cavoni. Sparite, ormai perdute, fuggite, così 10 anni dopo la loro scomparsa venivano considerate Gina, Amanda e Michelle, tre ragazze ingoiate nel nulla in Ohio, negli Stati Uniti. La prima ad essere rapita era stata Michelle nel 2002 a 21 anni, poi era toccato ad Amanda, sparita dopo un pranzo al Burger King di Cleveland alla vigilia del suo 17° compleanno e un anno dopo fu la volta di Gina a 14 anni, diventata un fantasma mentre tornava da scuola. Da allora tutti hanno pensato al peggio e innaffiato giorno dopo giorno per 10 anni ricordi pieni di dolore. Poi, qualche giorno fa, con un colpo di scena da film, le tre giovani sono ricomparse. Erano state rapite e portate in una casa di Cleveland, tra l'altro non lontane da dove erano state viste poco prima di sparire. Il buio che le aveva ingoiate è stato decriptato e ora ha un nome e un cognome. Ariel Castro, autista di scuolabus, 52 anni, che suonava il basso in una band che si esibiva nel locale dello zio di Gina. Adesso è nel posto che si merita, in galera, in compagnia dei suoi due fratelli. È stata Amanda ad avvertire un vicino, gridando. L'uomo le ha prestato il telefonino e lei ha chiamato il 911 dicendo di sbrigarsi, che venissero a prenderla prima che il pazzo tornasse a casa. La storia, malgrado il lieto fine, mantiene ancora aspetti misteriosi che dovranno essere chiariti, a cominciare da come l'uomo sia riuscito a costringerle o convincerle ad allontanarsi con lui e a restare, specialmente nel caso dell'allora 21enne Michelle, e di come in 10 anni nessuna delle ragazze sia mai stata in grado di sfuggire per un attimo al controllo di quel sadico squinternato. All'epoca le ragazze vennero date come fuggitive perché avevano problemi in famiglia. E chissà che qualche ulteriore piccolo mistero non trovi chiarimento proprio a partire dalle mura domestiche. E adesso un ultimo servizio, un misto di satanismo, oscenità, offese alla liturgia e alle realtà ecclesiali. L'arcivescovo di Ferrara Comacchio, Monsignor Luigi Negri, punta il dito contro il film Le streghe di Salem, da poco uscito al cinema. Una pellicola blasfema come il gesto di un gruppo musicale sul palco del concertone del 1° maggio, lo ricorderete. Sentiamo le parole di Monsignor Negri nel servizio di Federico Plotti. È in questione la libertà di coscienza del popolo italiano. In Italia ciascuno deve poter essere fedele alla propria identità, recuperare la propria tradizione, svolgerne tutte le implicazioni personali e sociali in un clima sociale che deve essere rispettoso della varietà delle posizioni.
chi ha fatto questo film mettendo insieme delle cose orrende, ovviamente io non l'ho visto, ma mi sono basato sulle recensioni molto oggettive che mi sono arrivate, chi ha fatto questo film ha operato contro la coscienza di una parte consistente del popolo italiano e quindi in qualche modo ha fatto un attacco alla democrazia del nostro paese. Altra questione è quello che è successo al primo maggio, ecco, come qualifica lei quella la definita blasfema, insomma, quella scena che abbiamo visto? Questa scena blasfema, assolutamente triste anche come modalità di porsi, senza un minimo di senso estetico, non c'era niente di bello nella faccia, nel vestito, quel poco di vestito che c'era, nelle parole usate, nell'atteggiamento turpe. Qual era il messaggio che voleva essere lanciato, se c'è un messaggio insomma dietro a questo? Lo stesso di quando spaccarono le Madonnine durante una manifestazione qualche anno fa. La distruzione per la distruzione, l'insopportazione per tutto ciò che richiama valori religiosi e tradizionali. E adesso la linea va come sempre a Romanzo Familiare.